Le vacanze stanno per terminare, ancora 2 giorni di questo scenario alle mie spalle o magari un altro, non lo so, e poi si tornerà in pista. Tra l'altro vi volevo annunciare che domenica 15 agosto, giorno di Ferragosto, sapete, no, che Mediaset ha acquisito i diritti della Coppa Italia, che la Juventus ovviamente come le grandi subentrerà a gennaio in questa competizione, ma 15 di agosto con diretta, non fatemi dire su quale canale, se Italia, ma credo Italia 1, comunque sarò più preciso, alle ore 18 Stadio di Parma, Lecce di Coppa Italia, balza lì, lì perché? Secondo voi perché? Perché balza a Parma, prima partita ufficiale di un certo portiere, sì, ho un cerotto qua perché ne so. Sono leggermente infortunato e ho dato un colpo di testa troppo forte, troppo potente. E no, sarà appunto per Parma Lecce all'esordio ufficiale, nuovo esordio ufficiale di Gianluigi Buffon con la maglietta del Parma. Quindi spero, anzi, Gigi, se mi guardi, e ogni tanto succede, sappi che verrò a intervistarti e comunque te lo farò sapere. Vabbè, comunque, vabbè, avremo l'intervista con Gigi Buffon. Detto questo, la programmazione poi riprenderà col solito ritmo, perché poi la prossima sarà la settimana entrante per l'inizio della nuova stagione, per l'inizio del nuovo campionato, che porterà a Udinese Juventus di domenica 22, sempre alle ore 18 a Udine. E quindi tornerà la diretta alla fine del primo tempo su Facebook, tornerà il commento a tamburo battente dopo la partita su YouTube, e poi i soliti approfondimenti. Poi vedremo quest'anno di studiare un po' qualcosa di particolare, anche perché essere così ripetitivi, no, magari può anche annoiare, quindi magari studiamo qualcosa di diverso, se ci viene in mente, con il mio entourage eccetera, per capire insomma dove possiamo migliorare sensibilmente questo canale, che va già fortissimo, va già benissimo, anzi accettiamo pure consigli. Magari qualcuno mi consiglierà di chiuderlo addirittura, però vabbè, ci sta. Accettiamo consigli, cosa vi piacerebbe vedere sul canale di Gianni Balzarini, insomma, sul mio canale. Noi esaminiamo, poi terremo in considerazione tutti i consigli che ci arrivano. 22 di agosto, esordio della Juve, adesso facciamo stare l'amichevole con l'Atalanta di sabato sera. Con che squadra? Con che squadra? Se fosse la Juve di adesso, se fosse la Juve di adesso, e non manca molto per dire che potrebbe essere la Juve di adesso, ci sarebbe un bel problema di centrocampo, è inutile negarlo, no? Perché Arthur e Rabiot sono out per problemi fisici, McKennie è out per squalifica, dovrà scontare una squalifica, il cartellino rimediato nell'ultima giornata a Bologna, l'ultima giornata della passata stagione. Quindi in questo momento la Juventus avrebbe un problema abbastanza importante proprio in quella zona lì del campo. E onestamente, sì, c'è Bentancur, i giocatori ci sono anche, però è chiaro che non puoi schierare, diciamo, il centrocampo che avresti effettivamente in mente. Potrebbe giocare Ramsey come play, Bentancur come mezzala, però insomma ti vengono a mancare dei giocatori di una certa caratura, di una certa levatura in quella zona del campo. Io penso che la società lo sappia, non credo che io lo debba dire io, che il 22 di agosto comincia il campionato, e credo che la società stia in questo momento forzando un po' i tempi, o voglia proprio fortemente forzare i tempi per avere almeno un nuovo giocatore da schierare già domenica 22. I nomi li sapete, al momento non mi risultano altri nominativi da fare. Il primo riguarda Miralem Pjanic, ma ne parliamo dopo. E l'altro è, vabbè, dai, lo faccio il nome, Manuel Locatelli, lo sapete benissimo, perché venerdì ci sarà il 242esimo incontro con il Sassuolo per parlare delle sorti di questo giocatore, e credo che, data appunto la vicinanza dell'inizio della stagione,
alla volta di venerdì mancherebbero 7, 2, 9 giorni, credo, voglio pensare che la Juve stia ragionando anche in tema di tempi tecnici per poter chiudere l'operazione e avere la possibilità. Adesso io sto andando un po' oltre, ma cerco di entrare un po' nella testa della situazione più che delle persone. Chiudere in modo tale da poter eventualmente provare a tesserare il giocatore in vista della prima partita di Udine, che non vorrebbe dire, qualora dovesse andare tutto in porto, che Locatelli giocherà sicuramente, ma sarebbe disponibile, perché chiaro, poi uno appena arrivato difficilmente lo butti in campo così. Io voglio pensare che stiano ragionando in questi termini. Voglio pensarci perché poi non sta scritto da nessuna parte che quella partita poi diventa, o che la Juve non la può vincere se mancano determinati centrocampisti, però è altrettanto vero che se parti già con un centrocampo rimaneggiato, ti dai in partenza meno chance di essere competitivo. Poi mettiamo sul piatto da bilancia, meglio, i due contendenti, l'Udinese è tecnicamente inferiore alla Juve, ma contro la Juve, lo sappiamo tutti, tutte le squadre giocano la partita della vita. Se in più la Juve gli stende un mezzo tappeto rosso presentandosi subito alla prima giornata in formazione rimaneggiata, è chiaro che un avversario prende ancora maggior coraggio. Questa è una sensazione mia, sia chiaro. Poi mi si dirà: beh, la stagione è lunga, se anche stecchi la prima. No, non è il modo di pensare della Juve, non è il modo di pensare di Massimiliano Allegri, che sicuramente accetta questo tipo di situazione, perché voi lo sapete, lui è aziendalista dichiarato, ma non c'è nessun, come dire, non c'è nessuna colpa nel dichiararsi aziendalista. Aziendalista nel senso: ho un materiale e provo con questo materiale a raggiungere determinati obiettivi che si è prefissato la società. Però è chiaro che in cuor suo qualcosa si aspetta prima dell'inizio del campionato. L'altro nome, Miralem Pjanić, che è strettamente connesso a quanto sta tra l'altro succedendo adesso a Barcellona con Messi e quant'altro. Messi ha già parlato da nuovo giocatore del Paris Saint-Germain. Apro una parentesi per coloro che, magari anche un po' ingenuamente, hanno preso di mira le lacrime di Messi, dicendo: beh, bello piangere così, vai a guadagnarti 40 milioni, se piangevi davvero per il Barcellona potevi rimanere lì. E continuo a tenere aperta questa parentesi per coloro che non ingenuamente, ma da bimbi minchia, pretendono di conoscere la verità senza informarsi. C'è modo e modo, no? Pretendono di dire la verità, di illustrare la situazione senza informarsi. Ve la dico molto semplicemente: è facile informarsi, eh? Vai su internet e trovi il motivo per il quale il Barcellona non ha potuto tesserare Messi quest'anno, perché c'è un salary cap, perché quanto tu spendi nella Liga Spagnola, è prevista così la regola, quanto tu spendi in acquisizione di giocatori e in ingaggi non può superare il 70% dei ricavi. Il Covid ha notevolmente abbassato i ricavi, il 70% non era garantito dai contratti in essere. Nemmeno con la riduzione del 50% di stipendio di Messi, il Barcellona sarebbe rientrato in questo 70%, e non poteva il Barcellona stipulare un contratto con Messi inferiore al 50% dei suoi emolumenti, cioè detto in soldoni, Messi non poteva dire al Barcellona: ok, gioco gratis o mi accontento di 5, 6, 10 milioni all'anno, perché c'è un'altra regola nella Liga Spagnola che prevede che in caso di rinnovo di contratto il nuovo emolumento non può essere inferiore del 50% a quello percepito prima. Quindi tutto torna. Bastava informarsi, l'ho fatto, può farlo chiunque, e adesso la situazione è chiara. Per rientrare il Barcellona in quel salary cap, deve vendere dei giocatori anche a costo zero, diciamo così, rinunciando agli emolumenti. Ecco che entra in gioco il discorso Pjanic. Il Barcellona non può più permettersi di spendere 8 milioni e mezzo, perché va a sforare con Pjanic e altri due, un tipista, se non sbaglio, un altro giocatore. Ok,
può concorrere a quel 20% per pagare l'ingaggio di Pjanic, o cioè per concorrere a pagare l'ingaggio di Pjanic con la Juventus. Ok? Credo di essere stato chiaro. Quindi, prima di parlare, prima di sputare sentenze, prima di fare la morale, conviene informarsi. Io l'avevo detto, secondo me c'è qualche cosa che non mi torna in tutta questa vicenda, no? Troppo semplicistico dire ma piange, beh certo piange, puoi anche non chiedere soldi e se sei così innamorato del Barcellona rimani lo stesso, vedete che non è così. Quindi abbiamo fatto il punto anche su Pjanic, lì c'è ancora più fretta di chiudere, ok? Gli ho dato la tempistica su Locatelli, ve ne do un'altra che riguarda Paolo Dybala, oggi incontro Giorgio Antun, che tanto si è presentato con la 500, beh insomma, macchina di casa Fiat, ma almeno un modello nuovo, insomma, dai, su. Almeno un modello nuovo, probabilmente l'ha noleggiata, non so. Si è presentato alla Continassa e il colloquio è durato poco più di un'ora. Trapela ottimismo, però è anche vero che anche qua continuano sti incontri e ce ne sarà un altro a fine settimana. Anche lì io mi aspetto, voglio pensare che tutto questo ottimismo sfoci in un contratto prima che cominci il campionato. Perché ragazzi, sarebbe brutto, antipatico, insomma, non sarebbe bello che Dybala cominciasse la nuova stagione ancora col contratto da sottoscrivere, col rinnovo di contratto da sottoscrivere. Voglio pensare che entro la settimana prossima qualche tassello, qualche pezzo di questo puzzle che vi ho elencato questa sera possa andare a buon fine. L'Udinese c'è Ronaldo, per carità c'è Morata, c'è Chiesa, ce n'è, però c'è centrocampo. No? Oh, fatemi sapere come vorreste, come vorreste il canale per il prossimo anno, no, non completamente rivoluzionato, ma qualche idea. Mi piacerebbe che io trattassi. Fatemi sapere, io i commenti li leggo, poi non posso rispondere a tutti, li leggo. Oh, domani tolgo il cerotto. Ciao, iscrivetevi al canale, iscrivetevi a quello di mio figlio, seguitemi sui social come fate sempre, mettete like, fate quello che volete. Ciao, buona serata. Ciao, ciao, ciao.